dito, se no ti stiro il dito. Anche a non bruciarmi. Solo qua giù, eh? Sì. Ma io non riesco. Deve essere dritto, deve essere liscio, quindi devi andare giù così. Voilà! Hai fatto tutto? Togli le dita, mannaggia la miseria. Se no ti stiro un dito. Qua! Guarda questo! Questo è sfuggente. Sento i miei capelli trovarsi. Tagli. Ah, non così! È normale che esca del fumo. È stato bravo. Sì? Sì. Ora può anche andare, grazie. Come si spegne questo strumento di tortura? Non lo so, io ogni volta lo stacco. Così. Ah. C'era anche Olivia. Grazie, qua con noi. Niente. Grazie. Faccio vedere la real makeup routine. Questa è una real makeup routine. Tutto in disordine, sparso. Avevamo in programma di andare fuori a... Oh mio Dio, di andare fuori a bere il cappuccino. Poi però io sono venuta di qua a prepararmi e... ci ho messo un'eternità. Sapete quelle mattine in cui ti svegli e dici: voglio prendermi tutto il tempo di questo mondo per truccarmi, vestirmi, vedermi bene e... cose frivole che però fanno stare bene. Mi piace tantissimo questo trucco. È molto da me, come colori. E non so se dalla telecamera si vede bene questo effetto glow su tutto il viso. Ho utilizzato per la prima volta, era da un po' che mi hanno inviato questa palette di Diego Dalla Palma, praticamente si chiama, vi dico il nome, Face Compact Creams, creme compatte per il viso. Fai praticamente il contouring, il blush, l'illuminante, tutto in crema. Vedete il colore anche, che è bello caldo, non è un maroncino che dà sul grigio, finto, l'effetto di abbronzatura finto. È stupendo. Non collaboro con Diego Dalla Palma, quindi non lo sto dicendo perché ho qualche assurdo interesse. Ce l'avrò da almeno 2 mesi, se non di più. E stamattina ho detto ok, proviamo, vediamo com'è. Non mi immaginavo una cosa del genere. E poiché ero in vena di truccarmi, farmi un bel trucco, sono andata in studio, ho tirato fuori un po' di prodotti che non usavo da tanto tempo. Perché il fatto di aver fatto una selezione dei trucchi e tenerli qua in questo armadietto in bagno, mi sono dimenticata un po' tutti i trucchi che avevo, che mi piacevano tantissimo. Ho tirato fuori, faccio vedere cosa ho usato sugli occhi. Ho tirato fuori la mia vecchia palette MAC e sugli occhi ho usato questo. Si vede che mi piace tanto questo colore. Dovrebbe essere Woodwinked ed è meraviglioso. Guardate come rimane luminoso. Questa è anche andata di ciglia finte, queste di Ardell, non c'è il numero, no, come mascara ha usato lui, di Urban Decay. Sulle labbra invece ho messo questa matita della MAC che si chiama Cultured e come rossetti questi due di Urban Decay, questo è Ravenswood e sopra solo nel centro delle labbra ho usato lui, che è più chiaro per dare un po' effetto labbra luminose. Questo si chiama Star Naked. Questo è tutto. Faccio vedere l'outfit adesso. Cheese. Look of the day. Sono modalità cretina stamattina. Strano, non succede mai. Ho tirato fuori questo cappello che secondo me in realtà sta molto bene con l'outfit di oggi. Questo cappello è di H&M, con su tutti i peli di cane. Questo reggiseno invece, che secondo me è bellissimo, hanno un nome preciso, dovrebbe essere bralette, spero di non sbagliarmi. L'ho preso estate scorsa su Asos, questa super maglia larga, leggera, morbida, di quelle che piacciono a me, insomma, è di H&M, viene il dubbio, è di H&M? Sì, è di H&M. Questi leggings sono di The Zenis e... questi stivaletti di Zara. Questo è l'outfit of the day. Che dite? Secondo me è carino. Se non fosse per questi cavalli. Fortunatamente stanno crescendo. Credo che un mese sia passato. E sono contenta perché stanno crescendo. Dicevo ieri a una coppia di amici, siamo usciti ieri sera. Stavamo parlando un po' di unghie, cose femminili. E le dicevo che
Mi piace tantissimo come taglio. Penso che per tantissimo tempo terrò questo taglio, perché mi piace proprio il fatto che venga più lungo davanti. L'unica cosa è che vorrei che dietro fossero non tanto, così, solo così un po' più lunghi. Però sì, mi piacciono i capelli non proprio corti, fin qua. Mi piace molto come lunghezza. Buongiorno bambini! Buongiorno piccolino! Buongiorno memolina! Questo sarebbe il nostro divano! Ho letto tanti di voi che ci lui sarebbe il colpevole, che ci consigliavano i giochi Kong per i cani, che sono completamente indistruttibili, come questo. È vero, questo è Kong ed è quello blu che vi ho fatto vedere l'altro vlog, sì, era questo. Anche distrutto. Il dischetto era di no, Kong. Quell'ora non funziona niente, no, con allora, lui in particolare non funziona. Praticamente i giochi Kong fanno quelli di silicone, però sono troppo grossi per loro, c'è la bocca piccola, come fai? E di semi. Oggi c'è una giornata spettacolare, c'è l'azzurro, sole, fa caldo e andiamo a farci pomeriggio a Milano, anche perché io devo andare da Zara, che è tutta ripresa, a riportare due cose che ho comprato e di cui mi sono pentita, e voglio andare anche da Accessorize perché ho visto che hanno questi choker in non è oro placcato, quindi choker in oro placcato, quindi che cosa, sono molto belli secondo me quei choker da indossare con le altre collane oro, e quindi fare dalla più corta alla più lunga. Tu senti la descrizione che faccio io, come faccio a spiegarlo? No, quale sarebbe il modo corretto? Come faccio, cosa capiscono a fare così tanti numeri? Perché non lo so. Le descrizioni, voglio dire, sono indecenti. Perché è comico, suppongo. Sono tipo confezioni con all'interno due o tre, e sono, se ricordo bene, sui 20 euro, quindi non è tanto. Bellissimi questi tre, anche questi colorati, così mi piacciono. Ah, ecco, questo è uno, però non è placato oro, quindi col tempo secondo me quello si rovina. E questi sono altri due. Che okay, questo è carino. Oh, eccoli. Che fai tu con tutti questi vestiti? Questi? Video haul. Devo far vedere, no? Ok. Però faccio una cosa molto veloce. Qua sei tutto nero, però. Devo spostarmi. Toppino basic di Zara. Fondamentale per queste giornate dove ti devi vestire a cipolla e non sai come vestirti. Cipolla. Apri, chiudi tutto il tempo. Mi ha ricordato le gite. Le gite, sì, classica. Fetta, le insegnanti che dicevano vestitevi a cipolla. Poi jeans tamarri. Questi sono bellissimi. Sì, abbastanza tamarri però. Sì, è vero. Anche la vita bassa, rischi anche di uscire il pelo, no? Andrea. Questo è un paio di jeans che ho comprato, il nuovo modello della Levi's, che è il 519. Questi sono bellissimi. È l'unico che mi mancava. La forma. Dei nuovi modelli, no? Per cui ho dovuto assolutamente prenderlo. Mi piace molto il taglio di quei jeans, ma perché corri, amore? Perché devo fare tante cose da fare. Un nuovo paio di jeans di Super Dark, questi sono un po' bracaloni. Però sono belli su, ti stanno molto bene. Con risvoltino. No, il risvoltino non ti piace ancora, tanto. Però si può togliere. Non si può togliere. Togli il risvoltino, togli. Diventa un jeans normale. Gira la telecamera che mi sfoglio. Hashtag credo. Gira la telecamera, devo togliere, dai! No! Allora, le canottiere sono tutte in stile questa, vedete che si vede un po' il pettorale. Devi mostrare i vestiti, non il tuo fisico, non... perché loro magari non capiscono a video, ma io sono qua presente, vedo il movimento che fa questo braccio e tu che con il corpo intanto ti giri perché si vedano i fasci. Quel poco di muscoli che mi sono venuti fuori. Un po' tamarre anche loro, però a Los Angeles farà caldo, no? No, queste secondo me non sono tamarre, a me piace, ce n'è anch'io così, mi piace tantissimo il taglio così laterale, ma non è tamaro, amore. Tu non puoi metterlo. Per qualsiasi cosa dici tamaro. Tetta. Io lo metto con sotto il corpetto. Poi c'è questa, super dry, bianca, normalissima. Fai vedere il tessuto di questa. No, il tessuto è super dry. Bellissimo, morbidissimo. Però è bianco classico, ok? Poi per sbaglio, visto che siamo tornati più volte, ne ho presa un'altra identica a quella che avevo già comprato. Aspetta, questo? No, sono un pezzettino.
così, che sembri proprio ancora più, guarda, ancora più casual. Non mi hai ancora convinto, fa niente. Sono tante, Oni, non possiamo perdere tempo. Bianca, di Zara, sempre lo stile è questo, uguale. E anche nera, di Zara. Non è marinaretto? Sì che è marinaretto. Marinaresco? Marina. E la mia preferita è sempre canottiere. Praticamente mi vestirò solo di canottiere. Questa è fantastica. Basta. Finito il video, vedi? Certo, lo fai malissimo. Ma non è vero, si è capito tutto. Se poi uno non capisce, va nel negozio, se le guarda e se le prova. Voilà, pronto. Che è successo con l'anguria? Stanotte mentre tu dormivi, quando siamo tornati, avevo fame. Fai vedere cosa è successo. Non potevo aspettare oggi per assaggiarla. Ho capito, ma cosa gli hai fatto? Allora, lo so, prima di tutto, che non è periodo di angurie affatto. Bisogna aspettare ancora un po'. Però siamo andati a prendere un po' di frutta e verdura. Quando ho visto l'anguria non ci potevo credere. Ho detto ok, non me ne frega niente, so che non sarà dolcissima, ma devo assolutamente prenderla. Solo che poi ieri sera siamo usciti, quindi non l'ho mangiata ieri sera. Quando siamo tornati, Andrea si è addormentato sul divano, io anche. Mi sono svegliata tipo alle 2:30, 3 con una fame pazzesca. Questo è stato un buco, fai vedere quel buco, ecco. Questo è stato, vedete, il risultato. C'è una voragine all'interno alle di questa anguria. Alle 2:30 di notte ero qua con il coltello a tagliarla. Ma adesso non è mangiabile. No, non è dolce, infatti. Però è anguria. A me basta che sia anguria. Una super caprese. Dove sono? Eccomi qua. Una super caprese con le mozzarella di bufala e i pomodori, quelli di Lodi Vecchio, che sono buonissimi. Sì. Ora è? 4:15. Non vede niente. Abbiamo appena scoperto che la nostra macchina vintage mi si è rotta anche l'aria condizionata. Adesso ha qualche problema anche l'aria condizionata. Ci sono 29 gradi e li sentiamo tutti, ecco. Mi sono portata le mie due cosine da cambiare da Zara e anche lo scontrino. Oh, che bravo. No, di Bershka non devo cambiare niente, il sacchetto è di Bershka. Le cose che devo cambiare sono di Zara. Avevo preso questo body che in realtà è bellissimo, molto sexy, solo che non so quando potrei usarlo, molto sinceramente, perché non lo so, lo vedo più, guardate, aspettate, guardate com'è, è talmente aperto, sexy, che non saprei quando metterlo, perché non sono una che va per locali o discoteche, non più, mi vado a prendere qualcos'altro invece che tenermi una cosa che magari indosserei una volta ogni tanto quando... Oh, signora. Quando voglio fare la sexy. Quando voglio fare la sexy. Perché sì, tutta apparenza. Sono tutto tranne che sexy. Questo uomo lo sa. Andrea dice che dovrei tenerlo. Sì. Non so. Altra cosa. Sempre poi quel momento che dici non so cosa poi metto. Poi è vero, quando poi ci sono quelle occasioni, inizio ad urlare davanti all'armadio perché non ho niente per queste occasioni. L'altra cosa, tutto molto normale. L'altra cosa che voglio cambiare sono questi pantaloni, anche questi di Zara TRF. Anche questi sono belli, però non lo so, su di me non stanno affatto bene. È bello perché qui è tutto frangiato, è tutta la frangia. Un po' di strappi e li ho presi perché d'estate, primavera, il pantalone bianco è bellissimo, anche bello stretto. Non lo so, non me li vedo per niente bene su questi, non mi stanno tanto bene. Quindi se trovo qualcosa di carino, di più bello, li cambio, altrimenti li tengo. Ok. Mi è venuto un sonno pazzesco. Pazzesco proprio. Questa è ora di siesta. Oddio mio, Andrea, potresti un attimino frenare? Con più delicatezza. È colpa degli zombie che vanno in giro. Gli zombie vanno in giro, attraversano la strada, si buttano in mezzo alla strada come gli zombie. Come si buttano gli zombie sulla strada, perdonami? Sì, non credo di aver mai famosi. Visto uno zombie buttarsi per strada. Ma sono famosi gli zombie in realtà, perché si buttano così, appena ti vedono arrivare, e si buttano. Ecco, ok. Avrei potuto benissimo non mettermi la giacca. Direi di sì, anch'io. Me l'hai promesso. Mi hai tirato su con l'inganno. Mi hai detto dopo ci fermiamo a prendere l'aperitivo. Ho promesso ad Andrea l'aperitivo, ecco. Dopo il giro per i negozi. È l'unico che modo poi tu adesso fai così. Per convincermi la domenica a venire
per negozi. Sì, non è il massimo venire nel weekend a Milano. Sapete che nell'altro vlog vi avevo detto che sabato pomeriggio saremmo andati a fare l'aperitivo con i proprietari attuali della casa dove andremo a vivere. È stato bellissimo in realtà. Pensavo che sarebbe stato un po' imbarazzante, si sarebbero creati silenzi. Sì, sapete quella situazione dove sei con degli estranei e ti imbarazzi, no? Si creano quei silenzi che non sai neanche tu come gestire. In realtà sono stati carinissimi, ci hanno lasciato fare un milione di foto. La cosa allucinante è che abbiamo parlato praticamente di tutto tranne che della casa. Sì, è vero. Perché ci siamo trovati veramente bene. È vero, abbiamo chiacchierato di tutto, dai viaggi. Sì. A parte le cose poi che avevano anche preparato da mangiare, tipo i gamberi in tempura. Poi c'erano anche, gli affettati, il pane, tutto di più che avevano messo al forno. Insomma, hanno preparato un sacco di cose da bere. Insomma, ci tenevano. Sono stati veramente carinissimi. E abbiamo passato una piacevolissima Abbiamo passato veramente una piacevolissima serata. È stato tutto tranne che imbarazzante. Infatti dicevo ad Andrea stamattina che potrebbero benissimo diventare dei nostri amici. E poi abbiamo parlato di viaggi perché lui, sono una copia, lui è stato ovunque. E abbiamo rivisto anche la casa, abbiamo preso le misure, abbiamo fatto foto, abbiamo fatto video. Ci ha mostrato che noi non avevamo... Oh mio Dio! Che noi non l'avevamo visto. Ma tu mi senti? Scusate. Lo dico ai miei suoceri, non ne avete un'altra di ricambio? No, hanno buttato uno stampino. Questa è andata via, ormai è scaduta. E c'è anche il gelsomino, che noi l'avevamo notato. Tantissimo, tra l'altro. Ci sono tantissimi gelsomini che fanno da siepe, che sono bellissimi. L'uva, che non avevamo notato. Centenaria. Quindi se prima la nostra pazienza era dura prova, adesso non ho la più pallida idea di come faremo ad aspettare adesso, fino a luglio. Adesso è peggio che mai. È stato peggio a dare l'idea. Peggio che mai, proprio. Sì. Un bello passo, certo. Andrew. Yes. Andrew ti farà allegro. Se Andrew qui con te, ti senti un re. Ricordi, batte forte. Bang, bang. Ah, è vero, era ricordi. Era Mary Poppins. Sai che cos'era? Certo. Troppo caldo. Guardate questo giacchino. Che sei una hot lady, anche tu. Come Maggie. Chiamo non come Maggie. Scusa? Speriamo di no, dico, almeno. Non era carina questa come battuta, non era molto riuscita come battuta questa. È di vera pelle, di Zara, è costata un bel po', perché è costata 200 euro. Però la pelle è bellissima. C'è anche il veliero. Il tessuto è bellissimo. Ti piace di avere di qua? Guarda anche di qua. Uno davanti che mi guarda. Mi vergogno. È l'autista della famiglia Moratti. Sì. Io chissà quante ore ho passato qua sotto ad aspettare una dichiarazione di Moratti quando l'Inter perdeva. Sono abituati alle telecamere, non ti preoccupare. Sono abituati. E noi siamo abituati alle brutte figure. Esatto. Avevo visto quello tutto colorato, molto rock, anche quello che stava dicendo, perché anche quello era di vera pelle. E mi sono detta, ne scelgo uno, bello, fatto bene, perché costa, ma deve essere più possibile vicino all'idea che io della giacca di pelle, e questa alla fine è stata la scelta. Posso specialmente dire, per le borchie. Posso dire un'altra cosa riguardo a questa che è fighissima? Il fatto è che sia consumato in alcune parti. Secondo me le borchie sono una cosa meravigliosa, sì, perché l'unica cosa è che pesa 20 tutto, kg. Sì, pesa tantissimo, però sarebbe tutto nero. No, invece vero, queste vero. Borchiette hanno un aspetto bellissimo. Io non sono ancora riuscito a trovare un chiodo. Quando avevo 15 anni ce l'avevo il chiodo. Ma un chiodo fatto bene non sono ancora. L'avevamo trovato. Ma non della ti ricordi mia misura? In quell'outlet? Ma non era della mia misura, quello è il problema. Sì. Così. Andiamo a fare i nostri giretti. Prima tappa, la stessa Rise. Ma è qua più vicino di quanto pensavo. Vediamo, ci sarà il gioco. Andate a trovare. Qui all'angolo. Trovati! Stanno anche in argento, bellissimi, l'ho preso un po' sia oro placato che argento. Adesso, direzione Zara! Da sola perché Andrea è andato in un negozio di piercing, vuole prendere l'anello. Aspettate un attimo, c'è questo giubbino che non so dove mettere, è pesantissimo. Siccome è lontano e siccome sinceramente se vado in giro per negozi meglio, quando mi ha detto se voleva andare con lui così stavamo insieme, ho detto no, vado in giro da sola. Dai. Di andare anche da Calzedonia, perché ha fatto questi calzini a rete. So che a tanti di voi non piacciono i calzini a rete, a me piacciono tanto la serie, quella col fiocchetto dietro, e secondo me
con su. Ok, c'è tantissima gente con su dei bei sandali, anche con delle scarpe, con delle sneakers, con delle scarpe da ginnastica. Stanno divinamente. Ho provato a vedere prima, ma erano rimaste solo quelle bianche, che sono carine, però secondo me nere riesco ad usarle di più. Quindi vediamo se le hanno qua. Si vede? Si vede, è si bellissimo. Sì. Allora l'ho preso sia così che dorato. Vento del solare. Del commento del giorno, sì. Era tutto serio. Prima dicevo, l'Olanda, una milanese imbruttita. Una milanese imbruttita? Sì, si chiama Mary Victoria. E ci scrive, what the fuck? Come si fa a confondere Alien per Yves Saint Laurent? Cioè, vero, ha ragione. Vero, non si può. Sono così esperto di profumi di donne. Dai, concedimelo, ti prego. L'altro commento lo lascia Lidia Official, e come lei tantissime altre, che scrive Sioni, gli do per il metabolismo con la faccina per i cuoricini. Ho letto che intanto, sì, e lo farò assolutamente. Più che altro perché ho maturato molta esperienza, esatto, sul tema. Francesco La Volpe scrive, ma dei bimbi, oltre ai 5 che già abbiamo. Federica De Paoli, Delli Paoli, scusami, scrive, ma io non voglio aspettare luglio per vedervi lì, vi ci voglio vedere subito. Anche noi! Bella, contenta, questa è una felicità, sì. Una piccola cena. Pizzette di diversi tipi, credo. Focaccina ripiena, patate con würstel. Per me praticamente qui non c'è niente. Questo è il prosciutto crudo. Un'altra focaccia ripiena, prosciutto. Posso assaggiare? Olive, verdurine. Le 20, 8. Che le 19? Alle 19. Sì, 19. Questa è indietro di un'ora. Siamo venuti da Zara perché nell'altro Zara non avevo. Quello in centro non c'era, allora siamo venuti con i pantaloni. Un elefante. Guarda che io sono super carica, mi hai vista? Come non lo si... Come un mulo. No, un'ora abbiamo. No, sei... no, questo è uomo, tesoro. Questa è bruciata, l'ho detto io. Sto male uscire la sera. Sì, decisamente. Non sono più abituata. Sì, stasera siamo usciti dopo pranzo. Guarda. Ieri, tutte queste sere che continuiamo a uscire. Giusto, è arrivato. Questa è Zara Donna. Io devo dormire, devo andare alle 3. 20 e 44. Ci hanno cacciato letteralmente fuori dal negozio. Sì, sì. Giuro che non era questa la mia intenzione. Volevamo tornare a casa presto. Pure non so come mai, ma me lo sentivo. Le cose che ho preso oggi ve le farò vedere, siccome è tardi. Nel video ho i vestiti indossati. Sarà enorme quel video perché sono tutte cose che ho preso nell'ultimo periodo e che non vi ho mostrato. Sono tantissime e sono tutte bellissime. Ho fatto degli acquisti spettacolari in questo periodo. Amore, sarà che è primavera e vengono fuori con delle cose meravigliose. Io non resisto. Questo credo che sia tutto per questo vlog. Buonanotte. Notte. Notte.